La tela del Santissimo Salvatore è tornata a Margherita di Savoia. Dopo l'intervento di restauro curato dal laboratorio della diocesi di Trani, del professore Cosimo Cilli, il quadro è tornato allo splendore delle origini, cioè alla nitidezza che i colori avevano nel 1756, quando l'immagine venne donata dalla corona borbonica come arredo sacro per la chiesa appena sorta, con altri oggetti per il culto e per la celebrazione della messa. Fonti storiche curate dalla docente Anna Maria Del Vecchio rivelano che l'arrivo dell'immagine fu un vero e proprio rito solenne, con le paranze che dal porto di Barletta, dove sbarcò il vascello da Napoli col quadro, la portarono in processione fino alle saline di Barletta. Questa sera rientra in città l'icona del Santissimo Salvatore, che ha subito un radicale restauro ad opera del professor Cosimo Cinghi del Laboratorio Diocesano di Restauro. L'icona è qui da 260 anni, dono della Casa Borbonica alla erigenda parrocchia nel 1756, e soltanto in tre occasioni ha lasciato la città per motivi vari: il primo quando fu portata al primo restauro, poi quando è stata portata in piazza San Pietro da Sua Santità Benedetto XVI nel 2007 e infine questo periodo di assenza di circa due mesi. La città è molto legata al culto del Santissimo Salvatore, sia da parte dei residenti, dei salinari residenti, sia da parte dei salinari non residenti. È un giorno di festa, il popolo di Dio ha avvertito questa assenza. È chiaro, l'Eucaristia è il centro della vita cristiana, ma anche le icone sono, come ci insegnano i fratelli orientali, sono un modo per arrivare direttamente a Dio. La revocazione del Santissimo Salvatore e la comunità salinara, curata dall'Associazione Terra Salis, ha riportato alla luce le radici della città. Lungo Corso Vittorio Emanuele sono stati organizzati dei quadri viventi, cioè delle scenette che ritraevano i tratti salinti dei primi anni di storia del popolo salinaro fino ad arrivare al Settecento. Da Santa Maria de Salinis, il casale distrutto da terremoti e maremoti, alle saline di Barletta. Al corteo c'erano proprio tutti: popolani, contadini, pescatori, salinieri e massaie del tempo. E c'era anche il re Carlo V, il quale affidò all'architetto della corona, Luigi Vanvitelli, l'ammodernamento della salina, con la creazione della zona salante regia, per quella che è stata definita dai regnanti stessi il gioiello più prezioso della corona.